Buongiorno. Ciao, Domitilla. Dormito bene? Splendidamente. Ma come mai non facciamo colazione in cucina? Perché la cucina è invasa dai muratori, purtroppo. E giù non ne parliamo. Con la festa del vino c'è una confusione tremenda. E come se non bastasse, anche quelli che devono girare il film. Andiamo a fare colazione. Ok. Siediti lì, vicino a Katia. Hai sentito desiderare? Sì, so che è stato anche merito tuo. Ma figurati, io non ho fatto proprio niente. Uno l'ho trovato io. E dove? In fondo allo stesso scaffale. Hai presente tutti quei libri? Quando Dado è sceso, ho levato tutti quei libri fino in fondo. Ho spostato quel piccolo tramezzo e ho trovato un pacco con delle lettere. La cosa che più mi ha colpito è che tutta una parte del racconto è ambientata su da noi. Il bello del fatto è che la protagonista si chiama Camilla come me. Quindi molto probabilmente era la nonna di mia nonna. Infatti nel momento in cui i francesi marciavano su Roma e un'ala dell'esercito si era accampata proprio sulla strada di Gallese. Sulla vostra terra, allora? Eh sì. Camilla! Scusami un momento. Dado, sai che questi ricordi domestici e storici, questi diari, sono interessantissimi. E io che ho vissuto tanti anni a Vignanello, non li ho mai visti. Tu dove li hai trovati? In uno scaffale di vecchi libri, tutti impolverati. Chissà come sono finiti lì. Al giorno d'oggi diari non scrive più nessuno, perché credo che nessuno volesse mandare ai posteri il mondo di oggi. In ogni modo c'è una chiusa a questo diario, che è molto bella. E dice: questo diario è servito a me per fermare le mie memorie. Potrà servire agli altri se sono curiosi di memorie e avessero nell'animo interesse a quelle vicende familiari che si avvicendano alla storia del nostro tempo. Che belle parole! E pensare che le ha scritte per parlare con persone del futuro, che poi siamo noi e chissà quanti dopo di noi. Ehi ragazzi, c'è la banda giù in piazza, è cominciata la festa. Ah, ma se è cominciata la festa del vino bisogna brindare. Hai ragione papà, è una tradizione. Giovanni, portaci del vino. Vino Vinello, venite amici cari ad assaggiarlo, è la specialità dei Vignanelli. Stasera che fate? Imbriachi noi. E questo allora che ha deciso di sposarsi domani. Questo lo bevo alla salute di quel frescone che domani in chiesa santifica l'unione. Bravo, bella rima. Salute e figli maschi. Ah, ma quali figli? Mi fa andare vino di traversa. Questo lo bevo al vino de Vignanello che ti aiuta ad alzare lo stennarello. Ehi, hey, ora tocca a te, eh? Dai, Giovanni, facci una bella rima. Dai, E questo lo bevo alla salute di Mariella, che di tutte le donne è la più bella. Bravo, su questo non ci sono dubbi. Ah, beh, per essere bella è proprio bella. Ce ne sono poche come lei. Questo è vero, bella è bella, ma sta attento a te. Attento a cosa? Che non se la prenda il principe. Ah, ma è una battuta vecchia. Ma sempre buona. Figurati che era già vecchia ai tempi di mio nonno. Per questo pure prima, ma che vuol dire? Le battute sono come il vino, più sono vecchie e più hanno sapore. Salute di Ortano, soldato valoroso che ha perso la cucuzza e vuol diventare sposo. Alla salute, Ortano! Ci
certo che a sposarsi c'è il pro e il contro. Ma a te questa volta ti toccherà presentarti al conte. Beh, non sono più i tempi del vecchio. Questo conte, a quanto si dice, è un buon padrone. Un padrone è sempre un padrone e non gli si possono rifiutare i suoi privilegi. Ci mancherebbe. Certi privilegi sono durissimi. Per esempio... Per esempio, il diritto di farsi la sposina per primo. Ius prime noctis. Acqua passata. Ma sei sicuro che al momento dell'offerta il conte non la accetti? Tu fai presto, ma sai com'è. Lui non è certo uno stinco di santo e se la ragazza è bella... Ma in fin dei conti sarebbe nel suo diritto. E se lui decidesse di prendersela, tu che cosa potresti fare? Dimmi un po', che cosa faresti? E piantala, lo sai che il conte la rifiuterà. Beh, ma allora è brutta. Se non l'accetta è brutta di sicuro. Una scorfana. È brutto sposarsi quando si è passata tutta la vita da scapoli. Figurarsi poi con una donna brutta. Lo conosco il gioco. Se l'accetta sono corna, se la rifiuta vuol dire che è brutta. Da quando c'è questo padrone che ha sempre rifiutato il vecchio privilegio, voi lo fate con tutti quanti. La verità è che la mia promessa è giovane e bella. E voi crepate d'invidia. Alisa. Al più bel fiore di tutta la contea. Tutto il lavoro che c'è da fare, ti metti il vestito buono. Andiamo bene. Volevo solo provarlo. Un momento me lo levo. E allora coraggio, che a parte tutto il resto c'è l'orto, bisogna sarchiarlo. Sta tranquilla, zia. Finisco di pettinarmi e me lo tolgo. Sei proprio bella, Lisa. La bellezza è una dote che va messa a profitto e al momento giusto, altrimenti ti si rivolta contro. Perché me lo dici, zia? Hai paura? Paura? E di che cosa? Di non ricavarne niente, tuo malgrado. Che cosa vorresti dire? Quello che ho fatto, l'ho fatto solo per te, puoi starne certa. Se non fosse stato per me... Lo so, zia, lo so. Devo tutto a te. Lo puoi dire. E in futuro me ne sarai grata. Ora devo andare. Ho da portare i pomodori al mugnaio. Così rimediamo un po' di farina. Lisa, mi raccomando, l'orto è pieno d'erbacce. Stai tranquilla, zia, stai tranquilla. Ti ho detto che lo faccio e lo farò. Mi dispiacerebbe sgranchire le gambe. E abbeverare i cavalli. Magari a quel fontanile laggiù. Non male come idea.
l'ultima volta c'era. Chi? Lo sai perfettamente. Intendo quella bella ragazza che quando passiamo corre al fontanile per lanciarti i suoi sguardi. Eccellenza, sapete benissimo che gli sguardi erano per voi. Ne sei sicuro? Ma certamente, era impossibile sbagliarsi. Eccellenza, sta venendo la fonte. Col vostro permesso io vi aspetto dietro la prima curva. Dovrò proprio aumentarti l'appannaggio, Francesco. Sei veramente un buon scudiero. È la terza volta che il destino mi concede il piacere di incontrarti. Con me è stato più generoso. Io vi ho incontrato molte volte. Ma è impossibile. Non avrei potuto non vederti o, vedendoti, dimenticarmelo. È stato tanto tempo fa. In un'altra vita? O in sogno? Per me è stato come un sogno. L'unico sogno. Io credo nei sogni. Credo che siano l'unico momento della nostra esistenza in cui non siamo imprigionati dal tempo. Ma anche se ti avessi incontrata in sogno, ti ricorderei ugualmente. Ma era un mio sogno. Ora è anche il mio. Allora sarebbe realtà. E non è possibile? No. L'unica realtà è questo momento. In cui sono con voi e posso vedervi, toccarvi. Un momento che ho atteso tanto. Tanto tempo. Volevo parlarvi, almeno una volta. Volevo dirvi solo una cosa. Io vi amo. Vi ho sempre amato e vi amerò sempre. Io sono vostra. Ora devo andare. Ancora un momento, te ne prego. Le tue parole erano dolcissime, ma il loro tono sembrava disperato. Dimmi per quale motivo. È inutile. Aspetta. Non so nemmeno il tuo nome. Lisa! Ma guarda, nemmeno ho cominciato. Lisa! Dimenticatemi. Aspetta. Qualunque cosa tu voglia, qualunque cosa tu desideri, se sarà in mio potere accontentarti, io lo farò. Prendi. Tienilo. Impegno della mia parola. Eccellenza. Commissario. Vi sono molto grato per avermi voluto accordare questo colloquio. Chiunque goda della stima della reverendissima Camera Apostolica sarà sempre ben accetto nel mio castello. Accomodatevi. Questo depone a vostro onore e facilita il nostro compito, che purtroppo si presenta molto gravoso. E quale sarebbe, di grazia, questo vostro compito? Ecco. Alcuni priori della insigne terra di Vignanello hanno inviato un esposto all'uditore della reverendissima Camera Apostolica circa delle presunte irregolarità nel governo esercitato da vostra eccellenza. Non me ne meraviglio. Questa è l'accusa generica che da sempre si muove ad ogni governo. Per la verità, nel nostro caso, non si tratta di un'accusa generica, ma assai ben dettagliata. Anche di questo non me ne meraviglio. Chi ordisce un piano ne cura la trama. E sappiamo bene a quanti illustri personaggi farebbe comodo soppiantarci nel governo di questo feudo. Ma, di grazia, per questi miei delitti avete anche delle prove? Questo è appunto il nostro compito.
verificare se vi sia del vero. Per cui dipende dal vostro rapporto al giudice uditore la composizione o meno di questa controversia. Esattamente. Immagino che vi sia un motivo per cui venite a raccontarmi tutto questo. Non certo per sentirmi declamare la mia innocenza o confessare la mia colpa. Venite al dunque. Per la stima che portiamo alla vostra persona e alla vostra eccellentissima casata, ho detto al dunque. Solo un umile consiglio. Dite. Pensiamo che un accomodamento amichevole col reggitore del Santo Spirito potrebbe essere molto utile. Molto utile a chi? Al reggitore o a voi? Andatevene! Andate pure a cercare le vostre prove. Io non vengo a patti per timore delle calunnie di quattro sporchi vassalli. Eccellenza, l'ira è una cattiva consigliera. Fuori di qua! Eccomi qua. Credo proprio che mi dovrete aumentare l'appannaggio. Qualcosa che non va? Tutti gli uomini ambiscono al potere. Ma quanto più lo possiedi, tanto più ne sei schiavo. È come un cancro che divora tutto. Vediamo di liberarcene almeno per un attimo. Allora cosa c'è? Si chiama Lisa Vasani. È orfana. E vive con sua zia. Continua. Non ha un gran buon nome questa zia. Sarebbe a dire? Una bella donna rimasta vedova troppo giovane. Comunque la ragazza vive con lei solo da 2 mesi. Prima era in convento. Deve tornarci? No. Meno male. Ma dicono che sia stata richiesta in moglie da un certo Ortano. C'è caso che non sia stata ancora promessa. Sono sicuro che non lo ama. Sarebbe difficile. È troppo vecchio, potrebbe esserle padre. Questo non conta. Certo, naturalmente. Volevo dire che non è un gran partito. È un ex soldato. Ha una casetta, un podere, vive di quello. Probabilmente ha pagato la zia. Io non vi amo. Lo so. E allora perché non mi lasciate libera? Perché non saresti comunque libera. Ti saresti liberata di me, ma non certo del convento. O restando qui, del destino che aspetta una ragazza come te. Giovane, bella, orfana, senza casa, senza dote. Senza nemmeno un uomo in famiglia per difenderla. Qui non mi manca niente. Mia zia è buona con me. Lisa, tua zia non è cattiva. È una povera donna sola con un orto troppo piccolo per entrambe. Io amo un altro uomo. È disposto a sposarti? Io ti voglio molto, molto bene, Lisa. Vivrai bene con me. Non avrai troppo lavoro. E poi vedrai, ti darò un figlio e sarai felice con lui. Ti affezionerai a me. E col tempo tutto ti sembrerà meno gravoso. Lo so che siete un bravo uomo. Ma Lisa, il sole sta quasi per tramontare. Non facciamo tardi. Domani faremo il giuramento in chiesa. Ma prima dovremo andare al castello per avere il consenso del signor Conte.
Menico Persichelli, per chiedere il consenso di Sua Eccellenza alle nozze con Maria Tusci. Fallo passare. Avanti. E signor Conte? Vieni avanti, vieni avanti. Siediti, Menico, siediti. Allora com'è? Bella? Per grazia di Dio. Dote? 10 pezzi d'argento, una coppia di bovi e tutto il corredo della biancheria. In più, l'uso del mulino per il nostro grano. Signor Conte, sapete, suo padre è il mugnaio. Per grazia di Dio. Te ti conosco troppo bene per farti delle domande. Coraggio, fammi vedere questa bellezza. Allora, questa fidanzata. Oh, subito, signor Conte, subito. Maria, Maria. Inchinati. Se Sua Eccellenza, signor Conte e padrone, volesse onorarmi di cogliere il suo fiore. Su, su, Maria, fatti ammirare. Certo che per essere un fiore è un gran bel fiore. Fossero i tempi antichi. Coglilo tu questo bel fiore. Beato te, Menico. Grazie. Che Dio vi benedica. Grazie ancora. Grazie, signor Conte. Grazie. Grazie ancora. Guglielmo Ortano. Per chiedere il consenso di Sua Eccellenza alle nozze con Lisa Vasani. Fa passare. Guglielmo Ortano! Vieni avanti. Siediti. La tua non mi sembra l'età giusta per prendere moglie. Non sei più giovane. Perché hai aspettato tanto? Ho servito per 20 anni nella milizia. E il soldato non è certo un mestiere da maritarsi. E poi da giovane ero molto povero. E adesso? Adesso non posso lamentarmi che della solitudine. Vuoi sposare una vedova? No. Una ragazza di 18 anni. E lei è innamorata di te? No, signor Conte, ma saprò farmi voler bene. Mi piace la tua franchezza, ma non pensi che la differenza di età possa renderla infelice e non temi che questo possa essere causa di danno alla tua stessa vita? Ci ho pensato bene e a lungo. E sei rimasto fermo nel tuo proposito? Anche un vecchio soldato può innamorarsi. Ma la ragione non è solo questa. Lei è orfana, senza dote, vive con una zia che l'ha ripresa dal convento solo sperando di farci un gruzzoletto. Per dirla dura, la venderebbe al primo venuto. Per la verità è una bellissima ragazza. Ma quella che oggi sembrerebbe la sua fortuna, domani sarebbe la sua rovina. Capite cosa intendo? Con me avrà una casa, un nome onorato. E se avrà dei figli non saranno bastardi. Dopo ciò che hai detto, mi rendo conto che non hai pensato solo a te stesso. Hai ragione. Per lei è l'unico modo per avere una giusta vita. Falla entrare.
Sua Eccellenza il signor Conte Padrone volesse onorarmi di cogliere il suo fiore.